Domina Golf Television in Tour, siamo all'ultima tappa del nostro circuito 2020 che dopo il lockdown ha ripreso il 21 giugno. Abbiamo girato 24 campi per l'Italia e siamo qui oggi in Toscana al Golf Club Le Pavoniere, campo spettacolare disegnato da Arnold Palmer, uno dei tre presenti in Italia dopo Cadelanave e Tolcinasco. Quindi alle Pavoniere va in scena l'ultima tappa con oltre 100 giocatori in gara. Adesso vedete uno splendido sole, ma stamattina abbiamo dovuto ritardare, pensate, le partenze di 40 minuti perché la nebbia non consentiva di vedere oltre il battitore dei gialli della buca 1. Adesso invece andiamo in campo noi a vedere che cosa succede, perché ci sono gli ultimi posti per l'invitational finale, quello che porterà tutti a Sharm per un grande evento che è stato spostato chiaramente a questo punto al 2021 per il Covid. Guardiamo cosa succede, lo facciamo con le nostre aziende partner di questo circuito, Domina Golf Television in Tour. Bocca al lupo, mi raccomando, cerchiamo di andare tutti a Sharm el Sheikh al caldo. Grazie per questa occasione. Vai. Grazie, ciao. Grazie ancora. Direttore, siamo ormai alla fine della stagione, qual è il bilancio? È un bilancio, nonostante una stagione molto difficile, positivo, nel senso che c'è un avvicinamento verso il golf da parte di tante persone che anche prima magari lo snobbavano un pochino, questo sport che era considerato un po' con dei pregiudizi da ricchi o anziani, e invece come in tutti gli altri paesi europei la gente sta capendo il valore dello sport all'aperto, il distanziamento qui è naturale perché sennò ti arriva un ferro addosso, quindi il metro ce l'abbiamo alla distanza del bastone, e per cui abbiamo famiglie che si avvicinano e sotto questo punto di vista siamo contenti. Ma non solo molti neofiti, voi state cambiando l'erba del campo. Stiamo cambiando l'erba e l'erba, abbiamo già fatto i primi 9 fairway in Bermuda e ora faremo anche gli altri 9 per avere un campo che, essendo stato fatto da un americano, Arnold Palmer, rispetteremo anche il discorso dell'erba, ora visto che tutti i campi americani sono in Bermuda, è un'erba che consente un meno utilizzo dell'acqua, però di sostenere di più la palla e di avere anche una piattaforma più stabile quando giochi sulla palla, quindi è un'erba più compatta. Ma quando una manifestazione importante di golf, tipo un Open, non dico una Ryder Cup, su un campo splendido come questo? Noi siamo pronti, ci piacerebbe, il posto è bello, ne vale la pena, poi Prato, Firenze, siamo al centro dell'Italia, per cui a metà tra Milano e Roma, per cui l'ubicazione è perfetta. Il campo c'è, anzi vi invito tutti a venire a provarlo perché le nostre recensioni di base parlano e soprattutto poi si sta bene, anche il nostro ristorante è molto buono, per cui la 19ª buca è fondamentale, lo sappiamo, per noi amateur, per i professionisti più le 18. Chi vince? Chi vince? Io. Io no. Lui. Si fa lo spareggio a Coral Bay. Vai, si vede a Sharm. Vi state divertendo o no? Molto, sì. Bellissima giornata. Ci vedremo a Sharm. Lo aspettiamo. Noi siamo vincitori, noi siamo vincitori. Noi vincitori. Numeri uno, eccoci qua. Take control. E lei è soddisfatta? Bellissima giornata, scoppiettante. È una bellissima giornata, la compagnia splendida, di più non si poteva chiedere dalla vita. Considerando che domani finisco gli anni, sono molto entusiasta. Auguri. Grazie. Gli allenamenti di bello sguardo servono in un campo impegnativo come questo? Assolutamente, assolutamente. Però non è che se andiamo molto bene, eh.
Gara in salita, ora stiamo recuperando un po' il ritmo e ci vediamo la giornata. Qual è il problema? Arrivare qui con un colpo e chiudere a 4. Ecco lì già il problema. No, io sono andata a fare una passeggiata. Perché sono 41 di handicaps che... E la passeggiata è divertente. La passeggiata è perfetta, poi dopo questa barretta ancora di più. Poteva andare meglio. E come mai? Perché ho giocato male. Direi non male, alcuni colpi buoni, altri meno buoni. La Morena sta giocando bene, noi facciamo il tifo per lei. Morena, sono tutti per lei. Grazie. Sì. A giocare ci si diverte sempre. Poi magari non si gioca bene, ma è sempre bello stare qui col sole. No, una disgrazia totale. Se cominciava la nebbia. Bellissimo, bellissimo. Se io meglio ferri, buttavo ferri nel lago, io buttavo ferri nel lago, fate vedete, una, due, tre stacche. La mia è nel lago. Ma il problema non è dei nostri. Ma il problema sa qual è? Qual è il problema? Io ero in score, lui uguale da quando in score. Da quando è arrivato lui. Come si scrive? Score. Da quando è arrivato lo Scarpini è un casino. Ma quello perché è scappato quello là? Ciao! Si fa, c'è un modo solo. Solo così. Il primo socio domino di Enzo è un socio di Enzo.